Uno dei momenti più interessanti ieri del Maurizio Costanzo Show è stato sicuramente il dialogo di Maurizio Costanzo con Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, questa coppia della musica italiana che ha fatto sempre un po' discutere, che comunque ha dimostrato, nonostante le varie crisi palesate dai giornali di gossip, di essere una coppia solida e che dura nel tempo. E Gigi D'Alessio chiaramente ha intervallato intervista con brani dei suoi successi, insomma, al pianoforte, e ha accompagnato anche Anna Tatangelo nei suoi brani di successo, e in pratica è emersa tutta la timidezza del cantante napoletano. A un certo punto Anna dice, lui dice che si apre attraverso le canzoni, ma io non posso mai ascoltare sempre tutte le canzoni, cioè in alcune canzoni lui comunque è timido e vuole provarle da solo, e Gigi appunto risponde che è timido e ribadisce che Anna comunque è stata una donna molto coraggiosa perché si è presa un uomo con 3 figli, e tutti gli insulti, le critiche del caso, perché chiaramente l'italiano, soprattutto del sud, ha questo concetto di famiglia, e quindi diciamo lei poteva risultare come quella che ha sfasciato la famiglia. In realtà, come dice Gigi D'Alessio, come conferma, la storia con la sua ex moglie o compagna era già terminata da tempo, e quindi non, comunque esalta la Tatangelo perché comunque a 18 anni assumersi questa responsabilità di iniziare una storia con un uomo con 3 figli, comunque separato, non è facile. E per cui niente, diciamo, questo è stato il momento più interessante della puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show.